my breath, my best mate. Always no time to masturbate. Looking for a diamond mine deeper and deeper. Suddenly a comic gets a bike creeper. Ok, bene gente, rieccoci qua da una nuova puntata del Let's Play di IC Herobrine. Herobrine, vabbè, come cazzo lo volete chiamare, insomma. Per questa volta siamo spawnati in un mondo, diciamo, abbastanza di merda, ma proprio di merda. Merda, proprio merda, merda. Perché sto già dicendo parolacce, ho già detto ogni parola, ho detto già una parolaccia, vabbè. A parte questo casino, ci tenevo a dirvi che, vabbè, sono tornato con IC Herobrine, perché tutti mi dicevano, Lord Creeper, tu hai smesso IC Herobrine, perché non lo facevo da tipo 2 settimane, ma molti non hanno capito che ora siamo alla, come si fa a vedere, boh, alla 1.3.2, e quindi quando Minecraft si aggiorna, giustamente si deve aggiornare anche il coso, si deve aggiornare anche le mod. Quindi non è che non lo volevo fare io, ma era perché si doveva aggiornare la mod più Minecraft. Infatti, dopo che hanno fatto la 1.3.1, avevano fatto la mod per Herobrine per la 1.3.1. Io tutto contento, ho detto cazzo. Oddio, ho sentito un rumore, vabbè. Allora, metto a farlo. E il giorno dopo hanno fatto la 1.3.2. Quindi ho dovuto aspettare la 1.3.2. A parte questo, volevo prima di tutto ringraziare per la vostra pazienza, perché in questi tempi sono stato un pochino assente, ho fatto pochi video perché giustamente erano gli ultimi giorni, diciamo, di vacanza, perché diciamo sto registrando oggi che è il 4. Il 4 settembre, quindi tra, diciamo, preciso 8 giorni inizia la scuola, almeno per me e per altre persone. Porca puttana, sono un coglione. Il tuono? Herobrine, ti sei dimenticato il tuono? Herobrine? Questo Herobrine è abbastanza rincoglionito. Vabbè, a parte quello, volevo anche ringraziarvi per il 2 milioni di visualizzazioni, perché se andate ora nel mio canale, proprio C-anale, troverete, vedete le mie visualizzazioni totali, sono quasi, mi sembra sono 2 milioni se non sbaglio, penso, non vorrei gasarmi per poi sbagliare, comunque sembrano 2 milioni se devo essere sincero, e vi ringrazio a tutti, perché questo è grazie a voi. E dopo tutto, volevo anche dirvi che molte serie torneranno, tipo la posta del Creeper. Allora, un attimo mi ero fermato perché vi avevo detto che dovevo fare quel cambio di televisione. Dovevo mettere la televisione nel muro e l'altra dovevo mettere. Mi fai finire di parlare, per favore? Vi dicevo. Basta, per favore. Eccolo il tuono, se l'hai ricordato ora. Allora, per favore, vorrei un attimo parlare, Herobrine. Ora, smetti di apparire davanti a me, dietro di me, dove cazzo ti pare. Smettila di rompere il cazzo. A parte che sta anche laggando, perché non so perché sto giocando con tutta la grafica al massimo. Non ho un PC così potente. E vi volevo dire, anche questo, io volevo dire che ho già portato il fisso. Sì, il fisso. Ho già portato il portatile dal dottore, come si suol dire, dal dottore. E il prossimo, quando tornerà il portatile, il prossimo ad andare dal dottore sarà questo bel computer, che, diciamolo, per chi mi segue da molto sa perché lo devo portare ad aggiustare dopo l'hackeraggio. E dopo quello potrò tornare a fare video con Bala. Lui è geloso perché lui è diventato mio partner, Herobrine. Herobrine ormai è diventato il mio partner. Ah! Porca puttana! Sei Hello, no, vaffanculo. Dio, bello. Ah! No, te sei brutto, vai via. Bello. Cioè, un mondo così bello, la H lassù è un Herobrine. No, mi fai crashare il gioco così, stai fermo. Lassù vedo dei omini. Allora, sono di nuovo nella sedia dove cado sempre dalla sedia perché è piccolina. Quindi non voglio cadere, non mi fare cadere assolutamente. Ora starei sperando, dai che tu cadi. No, non cado. Che cazzo, la trotta è andata sopra il computer. Cioè, se mi si interrompe all'improvviso la registrazione, ogni volta che pronuncio una persona, ecco, ogni volta che pronuncio una persona animale, Herobrine si incazza. Uno mi sta scrivendo su Steam. Molti vi lamentate che tengo sempre Facebook aperto. Mi scuso, stavolta l'ho chiuso. E giustamente chi viene a rompere Steam. Perfetto, va bene. Andiamo là. Non urla.
Porca puttana. Basta! Non urlate, non urlate, non urlate. Vai via. Pussa via. Allora. Ok, non voglio cadere. Comunque, questo qui è un bel paesaggio. Vedete quell'isola volante. Andiamo sopra l'isola volante. Il gravel che si è trasformato in questa ultima patch. Per chi non lo sa, vabbè. Però questo mondo è spettacolare, direi che. A parte che tutta neve sembra la Siberia in persona. Però. Ora io cerco di salire. Sono uno scalatore nato io nei giochi. Ok. Dovrei fare il parkour. Allora, devo fare il parkour e devo arrivare là. Mi vorrei far uccidere da Herobrine, cioè. In questi momenti sarebbe il momento di farsi uccidere. Vaffanculo. Di farsi uccidere da Herobrine. Perché proprio la vergogna. La vergogna. È stata registrata ormai. Cioè. Vi dicevo. Oddio, dove cazzo sono finito? Vi dicevo. Portalo ad aggiustare questo computer perché così potrò ricontinuare a fare video con Bada. Yaki di BV, Yappiaio per chi è ha cominciato a seguirmi dopo. E sì, torneremo con i server nuovi. Sì. Mucca, tu hai occhi. Sì, allora sei brava, beh. Beh, ti prendo la tua carne perché è la carne carnosa. Dammi. Aeroprint si è un attimo fermato. Ma perché ci sono tutte queste isole volanti? Le isole volanti del mondo di Lord Creepa. Cioè, boh. No, ma. Ah no, ma ci sono già stato là. Sì. 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 Allora, però Herbrin si è calmato. Si è calmato. E io ora potrei parlare tranquilla. Sento un rumore. Ah no, è la Trotti. La Trotti mi fa. Perché ha fatto quel rumore quando. Perché quando parlo della Trotti? Balla, cioè Yappiaio. Cioè. Se Erobrin si incazza. Cioè, tu ho capito ora, Erobrin tu sei diventato mio partner insieme allo Slendy e a tutta sta gente. Però io voglio più bene agli appiaio, non a te. Cioè, tu mi stai sul cazzo. Un fiore? Avevo preso un fiore? Boh, vabbè. Cioè, tu ora mi stai sul cazzo, Erobrin, perché. Cioè, ormai è da molto tempo che facciamo video insieme. Quindi, cioè, potresti anche smettere di fare tutte ste cose. Calmo ok, ecco. Perché spawni? Spawni zombie buggati. Cioè, tu spawni zombie buggati. Il tuo lavoro è spawnare zombie buggati. Cioè, ci sono i bambini in Africa che muoiono di fame e tu spawni i zombie sotto il ghiaccio. Cioè, proprio sei stronzo. E dopo. Ecco, perché c'è l'argilla sotto la neve? L'argilla sotto la neve era proprio quello lì che volevo vedere. Cioè. Boh. Ah! Calmo, I will get you. Non mi prenderai. So! Sti rumori, per favore, sti rumori. E poi c'è. Ieri un mio amico, che è venuto a casa mia, mi ha regalato un coso, un pupazzino di. Dell'omino di Minecraft. Ora io ho la skin, però. Il pupazzino dell'omino di Minecraft, quello originale, quello lì delle cose craccate. No! Il mio amico, voglio più bene al mio amico che te, Herobrine. Herobrine è gelosissimo in questo episodio. Basta! Pussa via! Ok, no, ma. Che cazzo? Cosa? Vabbè, vabbè. Questo mondo è stranissimo. Vi dicevo, mi ha portato l'omino di Minecraft e mi fa paura, cioè, è davanti a me allo schermo. Ora se mi ricordo vi faccio una foto. È davanti a me lo schermo che mi guarda, cioè, come se fosse Herobrine, comunque. No, no! Perché mi fai volare? Cioè, mi odio ormai. Cos'è un cazzo da. Sembra un cazzo da questa parte, però. Allora, qua cosa c'è? Oh! C'è la TNT! Che bello! Boom! Boom! Wow! Ah! Cazzo! Mi ha fregato stavolta! È buio. No, già, io devo mettere la luce perché ho una scheda video dove la luce non si vede. Cioè, al buio non si vede un cazzo. Ed è per questo che Herobrine mi. Sì, Herobrine. Chi era? Ah. Che Slendy mi fa prendere i colpi. Comunque, questo cos'è? Allora è una N fatta male. Insieme a una O fatta male. Insieme a un'altra. Ah! Insieme a un cazzo! Sei hello! Basta di dirmi hello! Cosa sono in diretta? Sono su Candid Herobrine.
Oddio, sto per morire. Sto per morire. Cazzo! Io c'ho il mouse con la rotellina mezza rotta. Ho la rotellina mezza rotta, quindi non posso girare per bene. Oddio, laggata. La casa di Erublin là. Ok, questo sembra un portale per andare nel paradiso. Erublin, portaci nel paradiso. 3 metri sopra il cielo con Erublin. No, scherzavo. Scherzavo. Stai tranquillo. Perché ho 2 spade? Oh! Perché sto perdendo la vita così a caso? Stavo perdendo la vita a caso. Oddio. Gli ho fatto paura. Ha sbagliato in questa casa. Ha sbagliato la casa perché non c'è nessuna trappola, coglione. Ora io vorrei chiedervi solo una cosa, perché magari sono io che penso di essere coglione. Chi è il coglione che non se ne accorgerebbe che qui c'è la TNT? Erbri, mi perdi colpo. Enderman, cugino di Slendy. No, okay, voglio più bene a te, Erublin. Scusa. Ok. Oh, che cazzo ha fatto? Calmi, che fa? Lagga senza che sono in un server. Cioè, va via. Bussa via. Ha fatto una laggata, cioè. Lo zombie si è teletrasportato. Questo è il momento di Assassin's Creed Time. Dov'è? Dove è andato Slendy? Dove è andato Landy? Andy, invece che Slendy, Andy. Ok, lascia un mio amico. Ok, questo è il momento. Assassin's Creed Time! Oh, l'ho preso! Cazzo! Sì! Vaffanculo! Tu, Creeper, Erobin, Slendy, tutti! Andate a fare in culo! Non si è incazzato nessuno, eh? A parte qualche Creeper che pensa di essere simpatico come questo qui. Cioè, io lo prendo. E mi fa il culo. Cioè, ormai è palese. Abbiamo trovato in questo episodio una N, una O e una E. Quello che mi rompe le palle. Muori. Per favore. Attenzione 360 per fare. Per ammazzare sto scheletro. Perché non sono così pro nel mio normale let's play? Perché mi chiedo? Una zucca. La neve. Mi ricordo una brutta cosa questa. Mi deve venire in mente. Zucca. Più neve. Cosa vi viene in mente? Ora Robin si incazza perché è geloso, eh. Tu muori. L'avevo detto! Ho sentito un rumore. Vabbè, vi dicevo. Zucca, neve, morte. Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Gustavo, semplice. Gustavo, quel coglione che mi muore ogni santo episodio. Non mi fa la... Ok. Siamo qua, tutti tranquilli. Oh mio Dio. Messaggi subliminali. Gesù Cristo è qui. La croce di Gesù Cristo. Bene. Cos'è uno zombie creeper? Oh, perché non lo spingere? Il creeper ogni tanto mi aiuta. Questo mi fa piacere, ma molto piacere. Che cammina insieme a me? Sentivo un doppio passo insieme a me. Vabbè. La casa distrutta, dove ci sono cascato alla grande, devo dire. La luce. Scende la luce. Cos'è sto posto? Inutile. Direi inutile. Mi sta inquietando sto posto, però. Più quelli che passano sopra casa mia, cioè. Vedete qualcuno là? E se io lo riuscissi a colpire, passerei proprio alla storia per quello che ha ucciso Erobrin. Provo? Ci provo? A parte che la... A parte che te mi hai rotto le palle più che altro. Tu mi hai rotto le palle. Ok. Preso! Cazzo! Soffri, pezzo di merda! Vieni! Cazzo, mi è sfuggito però. Quello lì era il figlio di Erobrin. Oddio. Oh! Calmi. Cioè, scheletro. Perché io chiamo i ragni scheletri?
Abbiamo una landa desolata proprio. Un coso che sembra mangiare il terreno, cioè sembra una faccia questo qui. Oh! Cazzo, mi ha fatto prendere un colpo. Ma che cazzo fa? Merda, tutti ora siete apparsi! Ma cos'era? Una festa di compleanno! Tanti auguri anche tu! Tanti auguri! Vedete le candeline? Le candeline! Guardate le candeline! Soffriamo! Ho soffiato e ho spento le candeline. Bravi! Tu hai occhi? Sì, è che io, cara. Fai schifo! Cioè, boh, mi aspettavano tutti là sotto. Mi volevano fare una festa di compleanno. Mi volevano fare tanti auguri. Ah, che due. Ecco, gli invitati di merda. Due ragni. E Aerobrin che se ne è subito andato. Chi c'è qua? Oddio, è apparsa la luce all'improvviso. Però non c'è un cazzo di nessuno. E mi rifaccio male da solo. Maremma cagna. Sì. Altro branco di mucche. Voi avete gli occhi? Sì. Cioè, boh. A parte che c'è soltanto mucche in questo mondo ora. Tu hai occhi? Sì, hai occhi. Tu hai occhi? Sì, hai occhi. Tu hai occhi? Sì, hai occhi. Tu... Ah! Tu non hai occhi! Tu non hai gli occhi! Merda, devo cambiare mouse, la rotella mi fa male. Ed eccolo qua, il nostro Gustavo. Guardate come ci guarda bene. Cioè, sembra anche figo. È più figo di quello lì che ho fatto su YC Aerobrin. E ora? Staremo sempre insieme. Non uscire, non uscire, non uscire. Non uscire. Non uscire. No! No!